Santa Maria Nuova in Perugia. L'aggettivo nuova nel nome sta a ricordare che questa chiesa ha preso il posto di un'altra preesistente omonima, demolita nel 1540 per far spazio all'imponente rocca paolina voluta da Papa Paolo III. La chiesa precedente portava il nome di Santa Maria dei Servi ed era infatti abitata dai padri serviti. Sul luogo dove oggi sorge la chiesa vi era un complesso monastico benedettino. Il convento iniziava a sinistra, verso la salita di Porta Sole. Al centro vi era la chiesa, orientata diversamente rispetto all'attuale, e a destra riprendeva la muraglia del convento, che terminava con un secondo portale sormontato da un campanile a vela o da un sovraccorpo destinato al guardiano, che costituiva l'accesso al chiostro e al convento medesimo. All'interno, tarde forme rinascimentali con abside e navate laterali, ancora gotiche. Numerose lastre tombali biancheggiano nel pavimento. Nella crociera destra un macchinoso altare barocco dedicato a Santa Barbara proteggeva le salme degli studenti francesi e tedeschi morti in Perugia e qui sepolti. La cappella absidale destra ha in alto il sarcofago ligneo e di broccato entro cui sono le spoglie di Braccio Primo Baglioni, signore di Perugia. L'abside vanta un coro ligneo intagliato, il più antico della città, opera splendida di Paolino di Giovanni Ascolano e di Giovanni da Montelparo del 1456, ancora concepito nello spirito tardogotico. La cappella absidale sinistra è affrescata da Lazzaro Vasari nel XV secolo, antenato di Giorgio Vasari. La controfacciata è occupata da un grande organo eseguito nel 1584 da Marco Pace e Luca Blasi, poi dorato e dipinto nel 1612 da Matteuccio Salvucci. Il comune dette nel 1480 denari per restaurare il campanile, ma nel 1644 sembra che fosse di nuovo ricostruito su impegno del priore Cerboni di Città di Castello, su disegno forse di Galeazzo Alessi. Costò 14.000 scudi. Di forma quadrata, ha gli angoli smussati. I quattro lati minori sono formati da quattro piloni. I maggiori hanno quattro aperture arcuate e 16 pilastri dorici, che sostengono un cornicione sul quale si innalza una balaustra, e sul piano di questa un'altra cella campanaria con un cupolino alla cui sommità vi è una croce. Costruito per la maggior parte in travertino, contiene 5 campane. 4 sono state fuse dalla fonderia Baldini nel 1825. Queste quattro campane sono state ottenute dalla fusione delle due campane originali vendute nel 1822 dai Carmelitani ai Serviti. La minore è quella originale di Nicolaus Perusinus Agostini del 1783.
altri sono battocchini. Ah, cioè per fare i cosi, gli intacchi. No, se quello che non ti piace. Giorno sarebbe stato bellissimo se si sentiva ancora di più con quella più grossa, perché più grossa è più lontana dal ritorno. Cioè la frequenza più... Chissà dove ha scritto che sarà. Vabbè. È assurdo, la mia dice. Ah, quello sì. Ma va suona ancora? No, non ne manco consumato. Sì, c'è soltanto un topo che gli è andato un momento. Allora è quello. Ma le vedovine quante ce n'hanno? Eh sì. Campane. Le quattro maggiori sono state fuse tutte da Baldini nel 1825, quindi un concerto di quattro campane maggiori. La più piccola invece è del 700 di un fornitore perugino, Nicolaus Agostino Perusinus. La piccola minore, diciamo fuori concerto. Le quattro maggiori del concerto, piccola, seconda, terza e la grande. La campana maggiore è stata bloccata parecchi anni fa perché è dichiarata troppo pericolosa per la struttura del campanile, se no suonava anche a bicchiere, sia con i campanari originali quando suonavano a mano e sia anche con il motore. Ora il motore è bloccato. Le quattro minori invece suonano soltanto a distesa. Vediamo un po' il panorama di Perugia. Allora, qui abbiamo il versante a ovest con le scale di Portasole, il rione di Portasole a sinistra, Palazzo Gallenga, Università degli Stranieri e poi la salita verso il castello di Porta Sant'Angelo con il campanile del monastero di Santa Caterina. Porta del Bulagaglio, il Monte Tezio. Quell'entrata grossa è la chiesa dell'università, c'era l'oratorio San Tommaso. San Tommaso. San Tommaso. L'oratorio di San Tommaso. Versante nord con la collina di Monte La Guardia. La chiesa rudere di San Sebastiano, le cui campane sono state portate nella nuova chiesa di Monte La Guardia. Monteluce con le mura,
il campaniletto a vela di Sant'Antonio Abate. Siamo fuori di mura, siamo sul mondo, quelle medievali, quelle che ti fanno. Anche il complesso di Monteluce. Quello è il campanile di Raffaello. Monte Subasio. Assisi. La chiesa di Monterone del cimitero di Perugia. Allora, ecco, dicevamo che c'è questo camminatoio. Vai, vai, dimmi. Ah, dicevo, quello era il camminamento dove passavano gli erbigeri dalla fortezza, che era Porta Sole, alla fortezza di Montmaggiore, che era dove sono quelle piante in alto, lì dopo come finisce la strada di Limone. Lo spostamento degli erbigeri erano contro la città di Perugia, naturalmente, per tenere buoni i cittadini e non passare in mezzo alle strade dove era impossibile, strade strette. C'era un cassero. Sì, che era? C'era un mulino sicuramente, perché la macina l'abbiamo trovata, la pietra è inglobata dentro il palazzo. Era come se fosse un'altra rocca paolina più piccola. E le truppe potevano correre da lì a parte da fuggire in caso di essere dei perugini. Certo, per difendere Perugia, ma per difendersi dai. Vediamo la chiesa di Fra Bevignate. Si scende, Montevile, vallata di Ponte San Giovanni. Pieve di Campo. Il campanile è coperto dai palazzi. E dietro Miralduolo, Brufa. Andando avanti Bettona, Torgiano. Qui in primo piano San Pietro, a punta. Sì. 9 in punta.
Per quattro giri tu primo, per quattro giri io primo, e lui sempre per l'ultimo.